Proseguiamo questa giornata con Massimo Agostini. Questa mattina abbiamo ospiti i membri che, oltre del Grand Oriente, del Clan Sinclair, di cui anche tu fai parte, sei il vicepresidente. Il prossimo anno però venite in un altro giorno, perché a me dire legarvi al lunedì non piace, perché i contenuti vanno condivisi quando c'è tanto pubblico. Allora, Massimo Agostini, che è medico, ma in realtà sta producendo diversi libri, devo dire, di spessore, esaltando, devo dire, un pochino un aspetto che è quello del femminile, è quello della sacralità del femminile, no? È stato anche attaccato in questo, essendo peraltro uomo appartenente a un'obbedienza maschile, però devo dire che lui affronta con questi argomenti veramente con un animo di comprensione, di profonda comprensione, che va al di là di uno studio in cui sei stato sicuramente, e per quello che l'ho nominato prima, agevolato anche nei viaggi che fate con il rito di York, mi viene in mente Roslin, ma anche altri luoghi. Allora, Massimo, raccontaci, sì, da dove nasce intanto questa tua vicinanza alla Grande Madre. Ma io penso che è legato al mistero che abbiamo dentro di noi. Il nostro è un percorso, è un viaggio che appartiene alle persone che hanno una particolare sensibilità. È quel sentire, da un lato, l'infinitezza del proprio essere, della propria essenza, che contrasta in un modo duale, forte, con invece il senso fisico della fine, della morte. Ed era un po' quello che si parlava prima, si è parlato molto, chi mi ha preceduto, dei viaggi, del viaggio iniziatico, del viaggio dell'anima. E in questa capacità, in questa volontà e voglia di voler sentire, è inevitabile percepire un dualismo che ci appartiene. È un dualismo che noi sentiamo e che è ancestrale, antico, è un'appartenenza antica, che è fatta appunto di maschio e femmina, è fatta di bianco e nero, è fatto di giorno e notte. E allora, in questo viaggio che anche tu hai accennato, che è il viaggio che ci ha portato come Clan Sinclair ad arrivare in Scozia, a cercare di penetrare alcuni misteri che ci hanno lasciato i nostri avi, i nostri predecessori, come nel caso della Cappella di Roslin, con tutto il suo simbolismo che richiama quelli che sono antichi templi, i templi dedicati, guarda caso, alla Dea, a un senso dell'anima quale collegamento tra cielo e terra, quindi il tempio che diventa l'elemento che può consentire, come era nell'antichità le vecchie zikkurat dei tempi dei sumeri, della religione e del mito antico, come era la torre di Babele che qualcuno ha voluto distruggere perché l'uomo non doveva arrivare al cielo, e guarda caso questi templi hanno la forma della torre, e la torre è un'essenza di carattere femminile, e quindi uno deve salire la torre, deve cercare di aggrapparsi a quella parte di anima più sensibile, più intima, che ha la capacità di poter appunto collegare quello che è la terra al cielo, e quindi farti scoprire in una dimensione nuova, in un'essenza nuova. E qui ci possiamo ricollegare con la Kabbalah, con l'albero sefirotico, dove da una parte abbiamo l'emozione, Nezak, e dall'altra abbiamo Od, che ti riportano, quindi l'emozione, che Nezak è la parte, diciamo, più femminile, quella più sensuale, più sensibile, che ricollegandosi con l'intelletto, con la capacità dell'uomo, come diceva anche prima Tiziano Busca,
di poter interpretare quell'emozione elevando se stessi ad un livello superiore che nella Kabbala è chiamato Yesod, il triangolo inferiore. Giustamente Cascio dice non ci si deve fermare lì, ma si deve andare oltre. È vero, è in quella dimensione nuova, in quella situazione nuova di Yesod che nasce la magia. Nasce la capacità di comprendere tutti i fenomeni che stanno al di sotto, il Malkud. E allora chi ha quella nuova condizione, nuova consapevolezza che è fatta appunto di femminile e di maschile, in quella nuova consapevolezza si può comprendere quella che è la materialità, quelli che sono gli eventi che quotidianamente ci appartengono, ci caratterizzano, e si comprende anche che nulla avviene per caso, ma tutto è determinato da questa energia di cui si parlava anche prima con Tiziano, energie che hanno situazioni vibrazionali diverse, che ti possono ricollegare alla materia, ma attraverso la sensibilità e l'intelletto vibrare in modo diverso, attraversare la terra, penetrare l'acqua, stemperare il fuoco nell'acqua e raggiungere quello che è l'etereo, quella che è la condizione di consapevolezza superiore. Sarebbe bello arrivare a Tiferet, ma Tiferet è il redentore nel cristianesimo gnostico, è colui che ha raggiunto un livello ancora superiore, che appartiene appunto al Redentore, quindi vuol dire morte, rinascita, resurrezione, e noi come iniziati dovremmo anche arrivare a quel Tiferet attraverso altri due elementi, che da una parte è il Padre Benevolo, ispiratosi tutta quella che è la sapienza, la Sofia superiore, Binah, che guarda caso anche lei è femmina. E allora se c'è da una parte la Sofia inferiore, che è l'emozione più terrena, che si deve ispirare con la Sofia superiore, che è quella ispiratrice, vuol dire che l'animo femminile, che quella torre, quella che congiunge probabilmente la terra al cielo, bisogna ricercarla in questa componente femminile. Senti, tu fai un percorso che inizia e va a toccare dei punti che sono di leggenda, inizi con Atlantide, che voglio dire, leggenda pura o realtà pura, ancora non c'è dato di saperlo. Ecco, cosa c'è in Atlantide che collega a questo tuo ragionamento? Vedi, io qui mi rifaccio a un grande filosofo, forse il primo filosofo, il primo sapiente, il primo mago, che era Ermete Trismegisto, quello che gli greci chiamavano Hermes, ma che gli egizi chiamavano Thoth, lo scriba del Dio superiore, colui che conosceva le leggi della manifestazione. Ed Ermete Trismegisto disse al suo discepolo Asclepio, gli disse: arriverà il tempo in cui la divinità lascerà la terra per tornare in cielo, e gli dèi, la religione, rimarranno, sopravviveranno solamente nei miti. Ma se questo mito è privato del suo valore sacrale, non potrà che essere parola vuota scritta sulla pietra. Allora, proprio rifacendosi a questo, vuol dire che nel mito noi possiamo trovare quella simbologia, quegli elementi evocativi che possono condurre l'uomo verso la via iniziatica, verso alla conoscenza, verso quello stato di consapevolezza superiore, proprio cercando di capirlo nel simbolo del mito. E allora il mito che cosa ci parla? Se noi andiamo a vedere in tutta la storia della mitologia, a partire da quella dei Sumeri, dove guarda caso l'elemento fondamentale è anche lì il femminile, in tutti i bei miti troveremo che l'elemento che determina la vera elevazione è un elemento femminile. Lo troviamo in Inanna, ma lo troviamo soprattutto nel mito egizio, dove Osiride risorge attraverso la magia di Iside, ed è Iside che è capace, e nel mito forse la conosciamo tutti questa storia, dove abbiamo Iside fatto a pezzi dal fratello, che non è altro che l'anima oscura dello stesso Osiride, il fratello Set, che è, diciamo, la parte demoniaca, se vogliamo, che c'è in tutti noi. E qui il dualismo in tutto il mito è molto rappresentato, è
E l'elemento fondamentale della conoscenza è incontrare la controparte. In Innan, per esempio, la controparte è la regina degli inferi, ma in realtà quella controparte non è altro che l'anima lunare oscura della stessa Innana. E allora cosa ci racconta il mito? Devi penetrare te stesso. E cosa dice la massoneria? Visita interiori terre. E allora il segreto che ti insegna il mito e che in qualche modo la massoneria riprende nel suo simbolismo attraverso il gabinetto di riflessione e tutto il percorso che fa è quello di penetrare l'oltretomba. L'oltretomba che non è altro che la parte più intima, più oscura di noi, quella terribile che spaventa il profano, perché il profano, se gli devi parlare del regno della morte, scappa, si illude, magari nei libri di cucina, si illude in qualcosa che è molto più fruibile, molto più piacevole, perché vuole scappare da questo senso dell'oscuro, della morte, della tenebra. L'iniziato no. L'iniziato, per quanto possa aver paura di affrontare gli aspetti più bui, l'Erzingal, la regina degli inferi, ci va, entra negli inferi e si spoglia, come fa Innana, di tutti i suoi metalli. Innana si presentò alle porte degli inferi ricca dei suoi poteri materiali, che aveva addirittura sottratto al dio Enki. E con quei poteri lei pensava di poter agire sulla parte negativa di se stessa, sulla sua anima oscura. Il guardiano della soglia la ferma, la fa spogliare di tutti i suoi metalli, e questo penso che a chi fa un percorso iniziatico richiama qualcosa, è costretta a lasciare i suoi poteri materiali fuori ed entrare spogliandosi nuda fino ad arrivare al cospetto del giudizio. Ed in tutti i miti, come in questo di Nana, ma anche in quello di Osiride che penetra l'oltretomba, il cospetto è il proprio cuore. È il cuore che è la sede di quella che è chiamata verità e giustizia. E anche noi nei percorsi iniziatici sappiamo quanto sia importante il confronto con se stessi nell'ambito della verità e della giustizia, che appartiene come simbolo anche ad alcuni gradi massonici, soprattutto nello scozzese, dove ritroviamo proprio un grado dedicato alla verità e alla giustizia. E allora questo è il cuore, dove governa una dea, guarda caso anche lì. Non è che trovi il Dio, trovi la dea Maat nell'Egitto, colei che ti pesa con una bilancia, e il tuo cuore non deve essere più pesante della sua piuma, perché nel caso che il tuo cuore fosse più pesante della tua piuma, il tuo destino è la morte definitiva, non la morte seconda, come diceva Tiziano Moscia, ma la morte definitiva, perché verrai divorato veramente da quel mostro che è dentro di te. Allora a quel punto tu non potrai altro che essere identificato con la tua parte più nera, la tua parte demoniaca, la tua parte più scura, e non c'è resurrezione in quel caso, non c'è rinascita. E chi ti consente la rinascita? Sempre la dea. È Iside che tira su Osiride, è Iside che, addirittura non ritrovando l'elemento fondamentale dell'accoppiamento, della riunione, dell'unione sacra, del ritorno all'uno, costruisce un fallo per potersi riunire con Iside, con il suo amato, con il suo amato eterno, con Osiride. E quindi il ruolo della donna e del femminino è fondamentale anche in questo caso. Senti, siamo andati negli inferi, però c'è un capitolo del tuo libro che parla dell'unione sacra, l'unione sacra che noi ritroviamo in Beltame, ritroviamo in tanti racconti. Anche lì, fantasticati più o meno, noi l'anno scorso abbiamo fatto una fiera del libro che parlava proprio della Grande Madre, e ha chiuso questa kermesse una sacerdotessa di Avalon. Quindi sono antichi riti che vengono definiti pagani e che le religioni hanno soppresso, ma che davano un grandissimo valore al rapporto tra l'uomo e le stagioni e i passaggi della terra, ma nello specifico proprio l'unione tra maschile e femminile, che crea energia, no? Che
Sì, tutto il simbolismo della così, se lo chiamiamo, di un percorso gnostico di conoscenza, non può che partire proprio dalla consapevolezza di questo dualismo, di un dualismo che esiste innanzitutto dentro di noi, ma che si contempla anche all'esterno di noi. È inevitabile che nel mondo, soprattutto dove si sente la natura, quindi la grande madre, respirare, il suo respiro è un respiro duale, è un respiro di morte nel deserto, come abbiamo in queste immagini che magicamente riprodotte qui dentro, ma è anche un respiro di rinascita della natura attraverso quelle piante, a quelle palme, che attraverso l'elemento acqua e fuoco, alimentati nella terra, fanno rigenerare la vita. E questo è chiaro che si può rirappresentare anche in quello che è il rapporto maschio-femmina, non solo in termini, se vogliamo, così, della natura più semplice, della procreazione e della mantenere la specie che prosegue. Qui dietro abbiamo un esempio, un'immagine simbolica dove abbiamo Maria Maddalena con la coppa in mano, ed è un simbolo sicuramente di quello che è l'unione ierogamica, dove la coppa è il calì, è l'utero che contiene il sangue di Cristo, il Graal, e tutto questo probabilmente in una simbologia che si ricollega a quello che era l'antico mito, l'antica simbologia dell'unione sacra tra le divinità. Ma questo veniva compiuto all'interno dei templi e anche nel nostro tempo, non solo prima di Cristo, ma anche dopo Cristo, fino al V-VI secolo, alcuni rituali legati alla grande madre, al risveglio della natura, erano concepiti e praticati finché vennero vietati dalla Chiesa Cattolica, ma proseguirono ancora in quelle organizzazioni iniziatiche che hanno mantenuto il culto appunto della Dea Madre, della Grande Madre, come il culto di Iside. Il culto di Iside era diffusissimo anche in Italia, in epoca romana era considerato e praticato il famoso Navigium Isidis, che era effettuato proprio nel mese di febbraio-marzo, che prevedeva al termine di cerimonie, di processioni e di canti l'accoppiamento sacro tra un sacerdote che era anche principe ed una sacerdotessa del tempio di Iside, anche lei di origine e di stirpi nobili, in quello che era chiamato l'accoppiamento sacro, la ierogamia, e guarda caso si compiva nel mese di marzo, febbraio-marzo, proprio per risvegliare la natura. E c'era la nascita, il concepimento del nuovo Horus. E se noi andiamo a contare da marzo fino al 25 dicembre, contiamo 9 mesi. Tant'è che quella ierogamia effettuata nel mese di marzo conduceva alla rinascita del nuovo Horus, del nuovo sole, che nell'ambito del solstizio d'inverno doveva diventare il sole Invictus, quello che ridava calore, luce e fuoco alla natura. Questi erano riti praticati normalmente, sicuramente fino oltre al V secolo d.C. Quindi è chiaro che l'accoppiamento vissuto nella sacralità del Tempio, ma del proprio Tempio interiore, sia nella componente uomo che nella componente femmina, in una situazione di sacralità, aveva un elemento di tipo iniziatico e anche di possibilità di donare energie all'universo alla stregua di una preghiera, alla stregua di una meditazione, a una stregua di un collegare quello che è l'atto materiale in terra all'atto celestiale, all'atto spirituale superiore. Quindi era un atto di grande sacralità. Non a caso, e su questo è l'altro libro che io scrissi, ma che riprendo anche in questo qua, il concetto di Maria Maddalena, che era lei stessa di origine nobile e secondo la famiglia Sinclair sacerdotessa della tribù di Dan, che si possa essere accoppiata sacralmente in un rito ierogamico
tipico dei sacerdoti all'interno del Tempio, con un principe, sacerdote lui stesso, di famiglia nobile, essendo di stirpe davidica, quale fu Gesù che era appunto di stirpe davidica. Non è quindi inimmaginabile che sia accaduto anche un evento di questo tipo con il concepimento del nuovo uovo secondo i tempi dettati dalla Dea Madre Natura. Senti, il Tempio della Dea, qui si parla di Tempio della Dea, in realtà ormai tutti i templi, che siano chiese, che siano moschee, che siano qualsiasi cosa, sono dedicati a un Dio. C'è un po' questa tendenza, devo dire, tra un, non so, forse neanche più tanto ristretto, però tra le persone che hanno dentro di sé un senso iniziatico, un ritorno proprio a quella che è la Maddalena, la Grande Madre. Credo che negli ultimi anni si stia aprendo sempre di più questa necessità, duro conflitto con quello che è stato imposto fino ad ora e che continua ad essere comunque imposto, perché non questo Papa, ma insomma quello precedente, quindi non parliamo di tantissimi anni fa, aveva asserito che comunque la Maria era semplicemente il mezzo, era semplicemente la madre di Dio, quindi in realtà per parlare della nostra religione. Però la figura di Maria, della Maddalena, in realtà insieme a quella degli angeli, sono le uniche immagini presenti in tutte le religioni con gli stessi criteri. Ecco, secondo te c'è un modo, un metodo per riappropriarsi di questo grosso valore? Tra l'altro se ne discute anche perché questo femminile e questo maschile nella nostra società hanno perso un attimino le loro identità, no? E il femminile, che aveva un suo compito ovviamente da assolvere, il maschile che ne aveva un altro, si è creata parecchia confusione, e questo sta portando dei grossi danni all'interno anche della società. Quindi secondo te c'è un modo per... Io ritengo che il modo sia quello di percorrere le strade della conoscenza con l'animo libero. Io non penso che il problema sia tanto il problema di identità, anche di identità in termini sessuali, nel senso che sono convinto che ognuno di noi ha una parte femminile ed una parte maschile. Siamo stati abituati a secoli di maschilismo. Siamo stati abituati a secoli di annientamento di quella che è la componente femminile, che è presente sia come genere nell'ambito della società, ma anche come sentimento interno. Per un uomo accedere alla sua parte femminile non è semplice, perché c'è un retaggio culturale imposto da una cultura cattolica legata ad una non amore nei confronti delle donne, che è proprio è partita da Paolo e da Pietro, che non amavano particolarmente le donne, ma è partita probabilmente anche in un momento di revisione biblica ai tempi di Esdra, dove è stata riscritta un po' anche la religione ebraica, dove il ruolo della donna era stato anche lì un po' emarginato, non era più la grande sacerdotessa come era prima, messa addirittura a custodia dei segreti dei segreti, perché nella tenda del convegno, guarda caso, vi erano a far la guardia delle sacerdotesse, donne guerriere, cosa che dopo Esdra questa cosa scompare, ma rimane in tante sette del mondo palestinese, della terra di Canaan dell'epoca, che percorrevano comunque strade iniziatiche legate ad antiche religioni. Sta di fatto che in questa nostra epoca noi abbiamo vissuto per secoli un maschilismo totale, che ha relegato la donna non solo come figura di genere nella società
a un margine, ma ha relegato anche quella parte, quel sentire femminino che c'è dentro ognuno di noi, come in voi c'è quella componente di maschile che voi avete continuato forse a alimentare, a sentire, rendendovi più grandi rispetto in tutti gli aspetti della sofferenza, in tutti gli aspetti del percorso iniziatico che è la vita, sapendolo forse affrontare anche meglio di quello che è l'uomo. Quindi c'è questa riscoperta, ben venga, perché vuol dire ricollegarsi a quella che è l'antica conoscenza, è quello che ci hanno trasmesso gli antichi sapienti nel nostro percorso di vita, nel capire perché siamo in questa terra, nel capire cosa siamo, chi siamo e dove dobbiamo andare. Quindi è un messaggio fondamentale che è bene che venga riscoperto indipendentemente dagli aspetti sociali di genere. Che poi ci sia un effetto sugli aspetti sociali di genere in generale va benissimo. Senti, la domanda che ho posto un pochino a tutti, l'alchimia, che cos'è per te? Come la vivi nel tuo percorso iniziatico? La vivi, non la vivi? Qui non posso che ricollegarmi a quanto ha detto da Tiziano Busca. Noi abbiamo avuto, sì, io che Tiziano, ma anche altri fratelli, la fortuna di incontrare un grande maestro, un maestro che ci ha segnato, ci ha condotto, abbiamo noi seguito quella sua luce, abbiamo cercato di capirla e non l'abbiamo neanche capita ancora, e lui parlava di alchimia, lui era alchimia. Racconto solo un episodio ritornando a quello che si diceva questa mattina con Mauro Cascio. Un giorno mi mandò un messaggio, non c'era ancora Facebook, ma non mi ricordo, aveva avuto il mio numero di telefono, un alchimista pratico che aveva trovato l'acqua aurata, una cosa del genere, che dava l'elisir di lunga vita. E nella sua ricerca individuale, che nel suo laboratorio, cercava qualcuno con cui confrontarsi perché voleva avere conferma rispetto a sue ricerche. Io ho scritto il mio primo libro e allora da questo libro che parlava un po' di alchimia mi contattò e dice: tu che hai parlato di alchimia, conosci qualche alchimista pratico, qualcuno che mi può... E lo feci incontrare una serata mangiando una pizza con Giordano Bruno Galli, il nostro grande maestro. Galli è stato ad ascoltare tantissimo questo alchimista pratico e poi... Alla fine, come era tipico di Galli, gli disse, concludendo tutti i discorsi, non hai capito un cazzo, studia! E se ne andò, perché questo era Giordano Bruno Galli. E ritornando alla sua alchimia, che era un'alchimia spirituale, io mi sono permesso nel libro, perché nel libro parla del cuore, parla della via del cuore, perché la via iniziatica è la via del cuore, è la via... di quello che noi dobbiamo ascoltare dentro di noi, sono quelle emozioni, cercare di comprenderle con l'intelletto e cercando di percorrere questa strada di un sentire. Non siamo più abituati a sentire, siamo abituati a fuggire. E ripeto, il miglior sentire è il sentire il mostro che c'è in noi, è il sentire quella belva che nell'antico mito veniva descritto come serpente dell'oltretomba, come quel coccodrillo dell'oltretomba del mito egizio, perché non esiste, come diceva Tiziano, un'energia positiva, un'energia negativa, esiste l'energia e su quello noi dobbiamo confrontarci, sapendo alimentare in modo tale che quell'energia che tu percepisci come serpente terribile che ti viene addosso, fargli girare la testa affinché quell'energia conduca verso Horus, verso l'illuminazione del sole. E su tutto questo, ripeto, nel mito ci parla del cuore, la Dea Maat. E il cuore è la sede, il nostro crogiolo, è il nostro laboratorio alchemico, come è stato anche detto prima. E Giordano Bruno Galli scrisse, riferendosi a un simbolo cristiano che lui non riusciva a capire, il Sacro Cuore di Gesù. E si chiedeva, ma qual è il simbolo del Sacro Cuore di Gesù? E allora scrisse un giorno, anzi raccontò una cosa che io registrai e l'ho riportata in questo libro, non la leggo tutta ma solo per darvi l'idea dell'alchimia, di come lui concepiva un po' l'alchimia. Il cuore è il compimento dell'opera, è lo zolfo aurato, c'è lo zolfo
il maschile, e qui ritorniamo al nostro dualismo, la materia, l'energia, la forza, contrapposto alla leggerezza, alla volatilità del mercurio. Lo zolfo deve inglobare il mercurio, unione sacra. Il maschile deve inglobare il femminile e viceversa. E proprio nella riunificazione di quello che era livello di progetto quando Adamo viveva in Eden, che il cuore dovrà ricomporsi con l'aiuto dell'energia universale che è formata dal sale, ovvero dalla possibilità di agire e di essere, poiché da solo lo zolfo sarebbe impotente. Nell'unione, quando è sacra, se non c'è il vescovo, il maschio e la femmina non possono unirsi. Mi fermo qui, poi continua in questa sua descrizione del percorso alchemico dell'anima. Di cosa ti stai occupando adesso? Adesso dovrebbe uscire il prossimo autunno una nuova ricerca e qui affrontiamo alcuni misteri che sono legati all'antica conoscenza di Enoch, la famosa parte della Bibbia considerata apocrifa, quella di Enoch, che racconta tantissimo, e questo suo mistero e segreto sicuramente dalla notte dei tempi è appartenuto a gruppi e società iniziatiche che hanno percorso la storia dell'umanità e che ancora sono presenti a cercare di riunire ciò che è sparso. Grazie Massimo. Grazie a te.